portare al voto entro 100 giorni una modifica del 416 ter del codice penale, che è il reato che punisce lo scambio elettorale tra i politici e i mafiosi. Oggi questo scambio elettorale è punito soltanto se passa denaro da una mano all'altra. Noi prevediamo, come ci insegna l'esperienza, che sia sufficiente la promessa di un appalto, di un'utilità, di una corsia privilegiata, preferenziale, una scorciatoia, perché si determini questo reato. Sono stati presentati 4 progetti di legge, sono stati unificati in un unico testo che andrà rapidamente in discussione in Commissione Giustizia. Siamo a 60 giorni, a poco più di 60 giorni dal voto, e ci sembra che aver rispettato nei tempi e nelle intenzioni sia la risposta migliore da dare a chi chiede giustamente alla politica un supplemento di responsabilità e di autonomia. E l'intergruppo che abbiamo costituito oggi servirà su questo e su altri temi a far lavorare insieme senatori e deputati di buona volontà, che sembra siano abbastanza, più di 200 si sono iscritti fino a questa mattina.